Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Se avete aperto questo video forse siete in procinto per organizzare la vostra prossima vacanza, o almeno lo spero, perché viaggiare è la cosa più bella secondo me che c'è nel mondo. Quindi iniziamo subito. Adesso vi do dei consigli su delle applicazioni da scaricare o dei siti internet che vi possono aiutare nell'organizzare il vostro prossimo viaggio. Primo fra tutti è Skyscanner, è un'applicazione gratuita che vi aiuta a trovare dei voli economici. Praticamente voi inserite la data di partenza, la destinazione e tutta la quantità di persone che siete. Vi dice il prezzo più basso dei vari siti che ci sono su internet, quindi è abbastanza comodo. Su Skyscanner potete anche semplicemente inserire il vostro luogo di partenza, ad esempio Roma, e inserire nella destinazione la parola ovunque, e lui vi trova. Se appunto non sapete dove andare o non avete idea di dove fare le vostre vacanze, lui vi dice il volo più basso in qualsiasi località del mondo. Se invece cercate degli alberghi o dei bed and breakfast, vi consiglio l'applicazione booking.com. Penso che sia utilizzata da tutto il mondo, è un'applicazione utilissima. Voi inserite la località dove dovete andare e lui vi cerca il prezzo più adatto a voi, con le vostre esigenze. Se volete semplicemente la colazione, o volete mezza pensione o pensione completa, se volete un albergo, un B&B, un ostello, un'affitta camera, un residence, lui vi trova qualsiasi cosa. Se cercate un albergo che abbia il wifi, il parcheggio, o che abbia la spiaggia, la piscina al coperto, all'esterno, vi trova la qualunque. Voi filtrate, mettete la destinazione e lui cerca il prezzo più adatto a voi. Potete anche filtrare appunto il prezzo e mettere il vostro budget massimo. Altre applicazioni che vi consiglio se non volete alloggiare in un albergo è Airbnb. Airbnb è un'applicazione dove voi potete trovare il vostro alloggio. Se cercate quindi un appartamento diverso dal solito hotel, vi consiglio Airbnb. Anche qui ci sono scritti tutti i prezzi, potete filtrare e potete inserire la vostra destinazione. Se invece cercate delle attività da fare nel luogo dove state andando, vi consiglio TripAdvisor. TripAdvisor è utilissimo, io ho il mio account e praticamente potete inserire la destinazione. Lui vi trova sia gli alberghi, adesso hanno inserito anche la sezione cerca alberghi, e poi potete cercare le attività da fare nel luogo dove state andando, dei siti di interesse, dei tour all'aperto. Ci sono appunto le località più famose, più votate, più recensite. Potete trovare anche dei ristoranti, dei bar dove andare a mangiare. È utilissimo perché se io inserisco la destinazione, ad esempio Parigi, mi dice qual è il numero uno a Parigi per andare a mangiare. Ovviamente a Parigi ci sono tantissimi ristoranti, potete anche inserire il cibo che volete mangiare, che sia giapponese, francese, qualsiasi cosa che c'è appunto nella destinazione in cui state andando, e lui vi dice dove andare a mangiare. Lo potete inserire direttamente la fascia di prezzo che volete spendere. Su questa applicazione potete direttamente prenotare il tavolo, quindi è comodissimo. Anche se non sapete parlare bene la lingua, automaticamente con TripAdvisor voi inserite e vi prenotate. Su TripAdvisor, per chi è iscritto, c'è un forum, io appunto sono iscritta, e potete parlare con gli altri viaggiatori e confrontarvi o domandare cose di cui avete bisogno. Io lo sto usando ad esempio perché sto andando in crociera e voglio trovare dei compagni di viaggio, e voglio anche leggere le recensioni degli altri utenti che hanno fatto la mia stessa crociera, così da aiutarmi a muovermi e a sentirmi a mio agio durante il mio soggiorno. Poi se giunti nel posto avete bisogno di muovervi, di andare in un determinato locale o in un determinato luogo, l'applicazione che vi consiglio di scaricare è Uber. Uber è, come avevo già detto in un altro video, è un taxi, diciamo, più economico. Quindi ve lo straconsiglio perché i prezzi sono molto più bassi dei taxi normali. Voi vi create il vostro account, dovete inserire il numero della vostra carta di credito, perché tutto avviene lì. Voi inserite il luogo dove siete, se avete la posizione aperta è più facile, e inserite il luogo dove dovete andare, e vi dice gli Uber che sono vicino a voi, il prezzo che dovete pagare, quindi voi confermate la tratta e Uber viene e vi prende. E dopo che vi porta a destinazione, Uber si prende i soldi dalla carta di credito, quindi è comodissimo. Vi arriva la fattura direttamente sulle mail.
Se invece dovete fare un viaggio in macchina, avete bisogno di un passaggio oppure volete dividere il vostro tragitto con altre persone, volete dividere le spese, vi consiglio l'applicazione BlaBlaCar. Con BlaBlaCar potete offrire i passaggi o ci sono appunto degli offerenti che offrono i loro passaggi a voi. Voi inserite la tratta che desiderate, ad esempio se volete fare il tratto Roma-Milano, vi compaiono tutti i viaggiatori che devono fare la stessa tratta nel vostro stesso giorno e c'è scritto il prezzo, voi contattate l'offerente e dividete il viaggio insieme e questa è un'ottima opportunità sia per risparmiare ma anche per condividere il viaggio, per conoscere altre persone. Queste sono tutte le applicazioni che io vi consiglio di scaricare, io sono queste le applicazioni che uso. Spero che questo video vi sia stato utile, scrivetemi nei commenti quale sarà la vostra prossima meta per quest'estate 2018. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi se ancora non siete iscritti. Vi saluto, vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.